Il museo è un centro studi sulla storia della scienza, sulla storia del pensiero scientifico e sul contributo che la scienza ha dato, in particolare la scienza della prima età moderna, del periodo di Galileo, alla nostra civiltà. E in questo senso, anche attraverso il nostro sito web, ricchissimo di informazioni, è possibile farsi un'idea non solo delle nostre collezioni, ma dei molti fronti di lavoro, della ricerca che portiamo avanti con gli studiosi del museo e anche con una rete di studiosi a livello internazionale. La storia della cartografia ci insegna quanta innovazione e quanta invenzione le carte che oggi ancora conosciamo hanno incorporato la migliore cultura del tempo per certi versi. Lo sforzo che anche oggi si cerca di fare e che al Museo Galileo abbiamo messo in pratica da un po' di tempo, in particolare sui temi della cartografia storica, riguarda proprio il modo di leggere le carte antiche, e ci sono oggi, con l'ausilio delle nuove tecnologie, modalità nuove che permettono, con vari livelli di approfondimento, di parlare a un pubblico generalista, non esperto, ma di permettono anche alla comunità degli studiosi di offrire strumenti di conoscenza sempre più raffinati. E quindi questo è il caso dello studio disponibile online gratuitamente sul nostro sito del planisfero di Martin Walser-Müller e del recente lavoro condotto sempre con il CNR, con l'Istituto di Storia Economica del Mediterraneo, sull'importantissimo Mappamondo di Fra Mauro, un documento cartografico di importanza decisiva per la storia della cultura, oltre che della cartografia. Credo una delle scoperte più belle, più ricche anche di sorprese, è proprio questo itinerario ideale che c'è anche nella cultura scientifica di questa città, spesso, diciamo così, trascurata di fronte invece alla cultura artistica più nota evidentemente, ma è una trama, seppur meno evidente, assolutamente fondamentale per ricostruire le tracce storiche di questa città, delle sue istituzioni culturali, a partire dalle collezioni o a partire dalle sfide intellettuali che si sono affrontate nei secoli.